Bella a tutti ragazzi e ragazze, benvenuti in questo nuovissimo video. Oggi andremo, innanzitutto faremo delle partite in ladder, dato che la sfida l'ho finita nello scorso episodio. Andremo nelle classifiche locali, quindi italiane, gireremo e quello che cliccheremo, ad esempio questo, io dovrò giocare con quel mazzo. Allora, innanzitutto facciamo la prima partita con il mio mazzo. Così vi faccio vedere come gira, insomma. L'ho creato io questo mazzo, non l'ho copiato da nessuno. Allora, lui non mette niente, quindi noi possiamo partire con una macchina volante che ci ferma quelli. Ok, quelli non ci sono neanche in aiuto. Mi sa che non ho preso la torre. No. Nabbo che sono. Ok. Però mettiamo il mago zappo così. Dobbiamo stare molto attenti a quel robetto lì, perché quello fa veramente, veramente molti danni. Ok, gliel'abbiamo praticamente buttato giù, ha pochissima vita. Ci facciamo caricare l'elisir, anche perché questo mazzo mi sembra che costi 3.8. Non mi vorrei sbagliare. Lui comunque è a livello 10. Ok, per quella forse macchina volante. Ok. Mi tengo un po' di elisir, anche perché la macchina volante va a hittare la torre, incredibilmente. Quelli fanno pochissime hit, però è meglio buttarci arcieretti, che comunque ci difendono. Ok, lui butta una strega, quindi noi facciamo oh, porca miseria, buttiamo questo. Ok, zap nel mezzo perché dobbiamo fracassare tutto. Ho anche un po' di lag oggi, quindi proprio alla grande. Ok, la bomba non dovrebbe prendere. Ok, ripartiamo con un domatore. Abbiamo 0 di elisir e siamo messi molto molto male. Però guardate il domatore, ci dovrebbe dare l'elisir per difenderci da quelle cose bruttissime che ci stiamo trovando contro. Ok, lì direi di buttare una fireball perché quelli sono fortissimi. Ok, partiamo con una strega da dietro noi. Macchina volante. Mago zap. Ok. Ok, arcieretti nel mezzo. Così almeno buttiamo l'ariete da battaglia che ci va a counterare il ciò. Ok. Poi direi di buttare una bella fireball perché sono sempre danni comunque per noi. Cioè, volevo dire per lui, che noi gli provochiamo. Quindi molto bene. Allora, mago zap, perché non ci dobbiamo far colpire la nostra strega. Anche perché l'abbiamo dello stesso livello. Partire sulla destra. Grande errore nostro, perché adesso non so come difendere. Buttiamo zap, questo. Quello si gira, mago zap, grande difesa per noi, però non riesco ad andargli sotto torre, quello è il problema grave della situazione, anche perché lui danni ce ne sta facendo. Quindi, stiamo attenti a quella strega, mettiamogli la macchina volante perché non ci dobbiamo far colpire la strega. Zap nel mezzo, perfetto. Mago zap su quello, anche perché dobbiamo stare molto attenti a ciò che fa lui. Però mi sa che questa partita è comunque pareggiata. Girati. Ok, si è girato molto bene. Arcieretti nel mezzo, così andiamo a colpire l'arciere. Devo riuscire a mettere un domatore, ok. Però ci sta sempre la principessa che ci rompe le balle. Non so cosa fare ragazzi, sono nel pallone perché lui usa lo scheletro gigante.
Che questo comunque si sì, sei, però fa i suoi danni. Lì lo zap non... Meglio buttare una fireball. No, non li prendo, non ci credo, non ci sto credendo. Non ci sto credendo. Ok. Questa partita è andata persa. Purtroppo. È stato molto bravo a giocare lui. Molto molto bravo. Non fa niente. Allora, quale mazzo possiamo modificare? Questo. Quindi nel 2. Andiamo nelle classifiche locali. Io chiudo gli occhi, faccio così. Clicco. Ok. Ok, sembra molto interessante. Copiamolo nel 2. Ok, ho le carte di livello basso, quindi miglioriamole. Tanto poi loro si rifà subito. Quindi ragazzi, meglio migliorarle. Ok, scaricuccioli. Ah, la palla di neve. Facciamo ragazzi che al posto della palla di neve ci metto la zap. Miglioriamo il cannone a rotelle. Che è molto buona come carta. Mi piace veramente tanto come si gioca. Ok, abbiamo fatto. Cioè, abbiamo fatto una pazzia, ragazzi. Però non fa niente. Perché ci è rimasto 700 di oro. Però, tanto, ragazzi, a breve vi porterò quel bel chest opening che vi stavo accennando. Quindi faremo un sacco di oro. Allora, lui non butta niente. Scherziamo, giusto? Stiamo scherzando. Ok. Zap, zap. Non gli ha dato una spadata sotto la torre per poco. Ok, però il draghetto ci fa veramente molti, moltissimi danni, ragazzi. Ok. Allora, ricordiamo che abbiamo i scaricuccioli e il cannone a rotelle, che sono veramente delle carte, come le chiamo io, bestie. Perché hanno veramente un attacco, direi di mettere gli scaricuccioli però. Cannone a rotelle per noi. Ok, lui ci fa veramente male con quella palla infuocata. Ok, ottima giocata per lui. Direi di mettere Principe Nero in difesa. Ok, dobbiamo riuscire a fargli delle hit. Lui mette il gigante Royal. No. Ok, zap. Ora dovrebbe riuscirci a fare delle hit. Grande, ok. Bene così. Ci porta la torre a 900. Stavolta non facciamo lo stesso errore di prima. Mettiamoli distanti dalla torre, perché sennò lui usa la strategia della torre per prenderci tutto quanto. Dobbiamo stare molto molto attenti. Ok, facciamo di questo. Questo. Ok, batter ram nel centro. Zap. L'unica cosa che posso fare. Perché lui ha giocato veramente bene. Non riesco a giocare questo mazzo, ragazzi. Non riesco a giocarlo. Mi dispiace, ma non riesco a giocare questi mazzi. Non riesco. Sulla destra facciamo del chip damage, però lui ci punta ovviamente sulla centrale. Non so cosa mettere, anche perché non so giocare appunto questi mazzi. Zap. Ma niente, ragazzi, tre corone per lui. Tre corone per lui. Non fa niente. Ok. Ok, questo è il mazzo. Ok, allora ragazzi, per questo video è tutto, lasciate un like, iscrivetevi al canale e condividete il video. Arrivederci.